Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Quando i sensi trovano la loro soddisfazione nell'anima suprema, il testimone universale, e si fondono in lui, il Signore Sovrano, tutte le sofferenze scompaiono come dopo un sonno profondo. Ripetiamo insieme, per favore. Quando i sensi trovano la loro soddisfazione nell'anima suprema, il testimone universale, e si fondono in lui, il Signore sovrano, tutte le sofferenze scompaiono, come dopo un sonno profondo. Spiegazione. Come abbiamo spiegato in precedenza, l'ondeggiamento dell'essere vivente è dovuto ai sensi. Poiché tutta l'esistenza materiale è basata sulla gratificazione dei sensi, i sensi sono i veicoli dell'azione materiale e sono loro che fanno ondeggiare l'anima stabile. Questo è il motivo per cui bisogna staccare i sensi da ogni attività materiale. Secondo gli impersonalisti, l'attività dei sensi può essere fermata fondendo l'anima nell'anima suprema, nel Brahman. I devoti, invece, non cercano di impedire ai sensi materiali di agire, ma impegnano i loro sensi spirituali al servizio della trascendenza del Signore Supremo. In un caso come nell'altro, bisogna coltivare la conoscenza in modo da mettere fine all'attività dei sensi sul piano materiale, per usarli, se possibile, al servizio del Signore. Per natura, i sensi sono spirituali, ma quando sono contaminati dalla materia, agiscono in modo impuro. Invece di impedire ai sensi di agire, come suggeriscono gli impersonalisti, bisogna curarli per farli guarire dalla loro malattia materiale. Bhagavad Gita afferma a questo proposito che si può cessare ogni attività materiale solo quando si trova soddisfazione in un'attività superiore. La coscienza è attiva per natura e non può essere dissolta dall'azione. Cercare di tener fermo con la forza un bambino turbolento non sarà sufficiente, bisogna dargli un impegno adeguato, allora smetterà di fare guai. Nello stesso modo, le attività turbolente dei sensi possono essere frenate solo se impegniamo i sensi in attività che sono in relazione con Dio, la Persona Suprema. Gli occhi devono vedere la forma meravigliosa del Signore, la lingua deve gustare il prasada, i resti del cibo offerto al Signore, gli orecchi devono ascoltare le sue glorie, le mani pulire il suo tempio, le gambe visitare i suoi templi. In breve, tutti i sensi devono essere impegnati ad esplorare la varietà spirituale. Solo allora saranno appagati e liberati per sempre da ogni attività materiale. Il Signore, come anima suprema che vive nel cuore di ogni essere e come persona suprema che risiede nel mondo spirituale, molto al di là della creazione materiale, è il testimone di tutte le nostre azioni. Le nostre azioni devono dunque essere così sature di energia spirituale, che il Signore sarà indotto a posare su di noi il suo sguardo favorevole e a impegnarci nel suo servizio sublime. Soltanto allora i nostri sensi saranno perfettamente soddisfatti e mai più turbati dal fascino della materia. Yadendriyo paramota drashtratmani pareharo viliyante tada klesha samsuptasyeva kritsnasha. Quando i sensi trovano la loro soddisfazione nell'anima suprema, il testimone universale, e si fondono in lui, il Signore Sovrano, tutte le sofferenze scompaiono come dopo un sonno profondo. Om Ajnanati Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam
Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganaraghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Bellissimo verso, molto interessante, con una spiegazione quasi più interessante. I sensi sono nemici mortali dell'essere vivente, dice Bhaktivinoda Thakur nella canzone che tutti i giorni cantiamo con grande entusiasmo. Sharira Vidyajal, Jodendriya Taekal. Noi la recitiamo con questo spirito molto gioviale ed entusiasta, ma in realtà quello che stiamo dicendo in italiano è: questo corpo è una ragnatela di ignoranza, Sharira Avidyajal, e Jodendriya, Jara Endriya vuol dire i sensi materiali, Tahe Kal, sono nemici mortali o serpenti velenosi. Perché? Jivepele, Vishaya Sagare, perché gettano l'anima, la jiva, nel Vishaya Sagare, nell'oceano dei godimenti materiali. Ma scusa, un oceano di godimenti materiali è una cosa positiva, no? No, perché in realtà questi godimenti materiali sono per la jiva causa di sofferenza, sono causa di miseria, perché per sperimentare una goccia di questo cosiddetto godimento o piacere deve attraversare così tante sofferenze l'anima. La felicità materiale non è vero che non esiste. Esiste, ma è sempre mista a tante sofferenze. L'esempio che faceva Srila Prabhupada è quello del riso dolce, che è buonissimo. Per farlo buono ci vuole tanto tempo, una cottura molto lenta del riso nel latte, e poi le spezie, gli aromi. E questo buonissimo riso dolce fatto con tanto lavoro e con tanta pazienza, se ci viene messa della terra, dei sassolini, cosa succede quando noi lo mangiamo? Che a primo impatto sentiamo subito il dolce, buonissimo, poi però masticandolo sentiamo i sassolini tra i denti e dà molto fastidio questa sensazione. E però siccome è buono il dolce, ne proviamo un altro cucchiaio. E all'inizio sentiamo un po' di dolce, però poi sofferenza, disturbo, fastidio. E questa è un po' la felicità che tutti sperimentano nel mondo materiale. E all'inizio dà una certa soddisfazione, ma dopo un po' scade subito e si mostra per quello che è, ovvero sofferenza. Come dice la Bhagavad Gita, Dukkha Yonaya, la felicità materiale porta nel suo grembo la sofferenza. Quindi, in
I sensi è per questo che sono dei nemici mortali per l'anima, perché la distraggono dal suo vero interesse, la distraggono dalla vera meta della sua vita e la fanno identificare con la materia, facendole pensare che la felicità sia nel miraggio. La Maya è chiamata Marichika, che vuol dire il miraggio nel deserto. È come un pellegrino assetato vede la distesa d'acqua all'orizzonte quando si trova nel deserto e corre per cercare di raggiungere quest'acqua, così l'anima assetata di piacere in questo mondo materiale vede all'orizzonte che c'è tantissimo piacere e allora mette tutti i suoi sforzi, fa molti piani per raggiungere questa agognata felicità, ma come un pellegrino nel deserto non la trova mai e le energie gradualmente diminuiscono. E in particolare nella forma di vita umana è detto che tutti i sensi sono molto forti. Quanti sono i sensi principali che conosciamo? Cinque. Invece no, sei. Perché c'è anche la mente, che è il sesto senso ed è colei che controlla tutti gli altri. Infatti la Bhagavad Gita dice che l'anima in questo mondo lotta duramente, mana sastanindriyani, con i sei sensi di cui la mente è il principale. E poi ci sono in realtà anche i sensi di azione. E i sensi di percezione, gli oggetti dei sensi, i cinque elementi materiali e l'anima, appunto, che si trova in una forma materiale, viene dotata di determinati sensi. Bhagavad Gita dice: Shariram yadavapnoti yachapi utkramatishvara, che l'anima passa da un corpo all'altro e in base alla mentalità che ha sviluppato, accetterà un determinato corpo. E proprio come l'aria trasporta gli odori, così la mente trasporta l'anima da un corpo all'altro. E Shrotram Chakshusparshanam Cha Rasanam Granameva Cha Adishtayam Manaschayam Vishayanupasevate. E in ogni corpo l'anima avrà un determinato senso dell'udito, una vista particolare. Sappiamo che la vista di un cane e di un'aquila e di un essere umano sono differenti, così come l'olfatto, l'udito, il tatto e il gusto. A un maiale piacciono gli escrementi e a una mucca piace l'erba e a un essere umano piace l'alava. Così ogni essere, ogni corpo è rivestito di sensi particolari che però Vishayan, Adishtayam, Manaschayam sono praticamente correlati a una mentalità particolare. La mentalità di un cane è diversa dalla mentalità di un essere umano, si spera. Ed è per questo che se un essere umano in questa vita sviluppa una mentalità animalesca, nella prossima vita otterrà una forma animale. E è detto che gli animali vengono attratti alla materia dai sensi materiali, ma in particolare Srila Prabhupada diceva che hanno un senso predominante. Ad esempio, per catturare un elefante, sapete come fanno? Perché un elefante è difficile da catturare, non è così alla portata di tutti. Cosa fanno? Mettono un'elefantessa di fronte a una grande buca e l'elefantessa, con la sua proboscide attraente, attrae l'elefante maschio che per l'impulso sessuale andrà a rincorrere questa elefantessa, ma di fronte a lei c'è una grande buca e l'elefante cade in questa grande buca, in questo modo riescono a catturare l'elefante, oppure il pesce come viene catturato dal pescatore? Con l'esca, quindi la lingua, e lui pensa di trovare il piacere, ma è la sua fine, quel godimento. Così come il
cerbiatto, come viene catturato dai cacciatori con il flauto, in passato utilizzavano, adesso no, chiaramente non mi viene fatto questo, ma in passato i cacciatori nella cultura vedica catturavano i cerbiatti attraendoli con il suono di un flauto e loro sono molto attratti, quindi si avvicinano e quello è l'inizio della loro fine. Quindi vediamo come Prabhupada dice che ogni animale, ogni forma è conquistata attraverso un particolare senso, ma l'essere umano è disturbato e distratto e gettato nella totale illusione da tutti i cinque sensi più la mente. E quindi, come dice Prahlad Maharaj, proprio come una persona che ha tante mogli, ognuna ha le sue esigenze, comprami questo, vai a comprare quell'altro, ho bisogno di questo. Così l'anima in questo mondo è disturbata da tutti i sensi che le dicono: dammi il piacere in questo modo, dammelo in quell'altro, gusta questo cibo. E in questo modo l'anima è sempre disturbata. E mi raccontava Bhakta Matteo che ai suoi studenti ha fatto questa domanda: ma che bisogno c'è di mangiare la carne quando oggigiorno c'è così tanta varietà al supermercato e puoi benissimo salvare quelle anime che mangi attraverso la carne, quei corpi? E loro hanno detto: beh, ma perché la carne è buona. Ho capito che è buona, però tutta la sofferenza che provoca, non la mettete in considerazione. No, no, è buona. Ho detto: allora, quanti di voi hanno un cagnolino? La maggior parte di loro hanno un cagnolino, hanno detto io. E allora ho detto: allora, se a me piace il vostro cane e voglio mangiarmelo perché è buono, voi me lo permettete? No, no. E allora che differenza c'è tra un maiale e un cane o una mucca e un cane? Non hanno saputo rispondere, però vediamo come la risposta primaria e unica risposta che hanno dato è perché è buona per chi? Per la lingua, per i sensi. E a causa di questo condizionamento, loro sono disposti per trovare questo godimento, queste persone sono disposte a uccidere un altro essere e pagare un karma così terribile che procurerà a loro così tante sofferenze. Perché? Perché è buono. E questo è il problema dell'anima in questo mondo. Nunam pramatta kurute vikarma yad indriya pritaya aprinoti. L'anima, per dare soddisfazione ai sensi, diventa pazza e compie vikarma, azioni proibite dalle scritture, proibite dal Dharma, e in questo modo assume corpi materiali che sono chiamati kleshada, ovvero strumenti per ricevere sofferenza. E quindi vediamo come in realtà questo godimento, che all'inizio sembrava così bello, entusiasmante di questo mondo materiale, il piacere dei sensi, non è così in realtà, ma è solo un'apparenza. Jiva pele vishaya sagare tarma die jiva ati, e tra tutti i sensi jiva ati lobamoi sudurmati. La lingua è il più vorace e incontrollabile. È detto che per l'essere umano la lingua è il senso più difficile da controllare e che lo fa sprofondare. Come abbiamo detto, è buono perché è la lingua che ci porta a fare. La sigaretta, mi dà un buon gusto e ti rovina la vita. E così come tante altre cose che passano attraverso il senso del gusto. Takejeta katina samsare. E in questo modo l'anima rimane in questo samsara, in questo ciclo del samsara. Ma Krishna bora doyamoi. Cosa vuol dire Krishna bora doyamoi? Krishna è molto misericordioso. Dobbiamo conoscere
i canti che cantiamo tutti i giorni, anche quelli che cantiamo nel tempio, se non li conosciamo a memoria il significato in italiano, ogni giorno ce lo dobbiamo leggere e dopo una settimana lo sapremo a memoria, ma non possiamo cantare a pappagallo, almeno le canzoni che tutti i giorni recitiamo. Krishna Bhora Doya Moi, Krishna è molto misericordioso, Koribare, Jiva Jai, per permetterci di controllare, di conquistare la lingua. Swaprasad Anna Dilobai ci lascia i resti del suo stesso cibo, che sono Sei Annamrita Pao, sono immortali, sono nettarei, e lo possiamo sperimentare quando assaggiamo del cibo non offerto a Krishna, che non dà la piena soddisfazione all'anima. Invece il prasada, quando è cucinato e offerto con devozione, dà un'altra soddisfazione all'anima. Radha Krishna Guna Gao. E quindi dobbiamo utilizzare la lingua in due modi, gustando solo il prasada e Radha Krishna Guna Gao, glorificando Radha e Krishna, ovvero cantando Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Premida Ko Chaitanya Nitai, sempre invocando la misericordia di Chaitanya Nitai. E in questo modo, Srila Prabhupada ki jai, Prasada ki jai. Ci stiamo preparando alla colazione. Lezione di approfondimento sul Prasada. Perché questo verso sta parlando dei sensi? Perché praticamente il verso precedente diceva di come questa falsa concezione dell'essere sulla propria identità può gradualmente essere cancellata per la misericordia del Signore Supremo Vasudeva attraverso la pratica del servizio di devozione in uno spirito di distacco. Bella memoria. E quindi il verso di oggi dice: quando i sensi trovano la loro soddisfazione nell'anima suprema, il testimone universale, e si fondono in lui, il Signore sovrano, tutte le sofferenze scompaiono, come dopo un sonno profondo. Quindi il verso precedente diceva che attraverso il Bhakti Yoga, in uno spirito di rinuncia, ci si libera dal falso ego. E cos'è il Bhakti Yoga? È impegnare tutti i nostri sensi al servizio di Krishna. Sarvopadi vinirmuktam tatparatvena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhakti ruchate. È detto nel Narada Pancharatra che cos'è il bhakti yoga, bhakti ruchate. È detta bhakti il semplice sarvopadi vinirmuktam, distaccarsi da tutte le designazioni materiali. Io sono uomo, sono donna, sono italiano, sono indiano, sono cristiano, sono musulmano, sono induista. Tutte queste designazioni vanno rimosse, bisogna essere pronti a lasciare tutte queste maschere e tatparatvena nirmalam e purificare il nostro cuore, metterci in una piattaforma di virtù, perché finché siamo contaminati dalla passione e dall'ignoranza, non c'è possibilità di liberarsi da queste designazioni, non c'è possibilità di entrare in contatto col Signore Supremo. Quindi, Bhakti Yoga è fondamentale, Nirmalam, purificare la nostra vita, purificare le nostre abitudini. È per quello che nella pratica del Bhakti Yoga seguiamo i quattro principi regolatori, che non sono altro che dei principi che ci aiutano a rimanere nella virtù. Perché se ci intossichiamo, cadiamo vittima dell'ignoranza e della passione. Se facciamo gioco d'azzardo, uguale. Se prendiamo carne, siamo vittime dell'ignoranza, così come se indulgiamo in attività sessuali che non sono conformi ai principi del Dharma. Quindi noi ci dobbiamo mantenere in una piattaforma virtuosa di virtù e quando facciamo questo, allora Rishikena Rishikesha, i nostri sensi possono essere messi al servizio del Signore dei sensi, del vero proprietario dei sensi.
Noi ci illudiamo che questi sensi ci appartengono. No, perché io dovrei usare i miei sensi al servizio di Krishna? Ma questa è la malattia del falso ego che ci fa credere che i nostri sensi ci appartengono. Ma in realtà i nostri sensi già appartengono a Krishna. Noi abbiamo solo la facoltà di utilizzarli per un po' di tempo, proprio come un veicolo a noleggio, se andiamo e lo prendiamo, e poi quando ci siamo sopra diciamo: no, ma in realtà non mi ricordo di averlo mai noleggiato, è sempre appartenuto a me. Quindi cominciamo a usarlo per farci gli affari nostri e non lo riportiamo mai. Dopo un po' ci comincia a inseguire la polizia e dovremo subire le conseguenze di questa nostra attitudine e di questa nostra dimenticanza di chi è il vero proprietario. Così quando noi ci dimentichiamo che i nostri sensi appartengono a Krishna, dobbiamo subire il karma. Mentre quando impegniamo i sensi al servizio di Krishna, siamo liberi dalla legge del karma. E quando li impegniamo al servizio di Krishna, i sensi, come dice questo verso, yada indriyo paramota, trovano la soddisfazione, trovano la cessazione della loro ricerca sfrenata di godimenti materiali, ma sono soddisfatti. E questo avviene solo nella pratica del Bhakti Yoga. Nelle altre forme di yoga, per esempio, come l'Ashtanga Yoga, lo spiega anche Krishna nel sesto capitolo della Bhagavad Gita, all'inizio dice, c'è un verso che dice che all'inizio della pratica, karma karanam ucchate. Che all'inizio della pratica l'azione è considerata il mezzo, mentre quando uno yogi diventa elevato, la cessazione delle azioni è considerata il mezzo. Cosa vuol dire questa frase molto complessa? Dice. Mi sfugge la prima riga. Comunque dice: per uno yogi neofita che intraprende il percorso dello yoga, l'azione è considerata il mezzo, mentre per uno yogi avanzato la cessazione delle azioni è considerata il mezzo. È molto complesso questa frase. Mi sono sempre chiesto cosa volesse dire. Poi leggendo il libro di Burijana Prabhu, che spiega alcuni versi della Bhagavad Gita, spiegava in modo molto conciso di come Krishna si stia riferendo all'Ashtanga Yoga, lo yoga in 8 fasi. Yama, niyama, seguire regole, principi, divieti, asana, posture, pranayama, respirazione, pratyahara, ritrarre i sensi dagli oggetti esterni. Dharana, che vuol dire concentrazione, dhyana, che vuol dire meditazione, samadhi, che vuol dire totale assorbimento nella trascendenza. Quindi i primi cinque comportano delle azioni da parte dello yogi, perché deve yama, niyama, smettere di fare delle cose e iniziare a fare altre cose. E asana deve fare delle posture, pranayama delle respirazioni. E pratyahara, ritrarre i sensi dei loro oggetti. Quando si è elevato a questa dimensione, allora Krishna dice che la cessazione delle azioni diventa il mezzo per elevarsi, e quindi da quel punto pratyahara i sensi sono ritratti e non deve più avere niente a che fare con la materia, lo yogi, ma deve solo pensare al Signore Supremo, prima con la concentrazione, poi la meditazione, poi il samadhi. E non appena c'è una distrazione, questo yogi rischia di ricadere nel godimento dei sensi, proprio come è successo a Soubhari Muni, che ha praticato austerità per migliaia di anni sott'acqua e ha visto due pesciolini che si accoppiavano di fronte a sé quando ha aperto un attimo gli occhi, e questa visione gli ha fatto ricordare che forse questo mondo materiale è un bel posto dove trovare la felicità, e è uscito dall'acqua e si è dedicato alla gratificazione dei sensi. Solo per aver visto due pesciolini, non è che siano così attraenti due pesciolini che si accoppiano,
Però questa restrizione artificiale dei sensi e questo non trovare un piacere superiore gli aveva appunto generato questo senso di compressione che poi è bastata una minima tentazione per farlo venire a galla. A galla in tutti i sensi, perché poi è uscito su. E quindi vediamo come altre pratiche spirituali richiedano una cessazione delle attività dei sensi, un distacco troppo difficile da applicare, specialmente nell'era in cui viviamo. Mentre il Bhakti Yogi cosa fa? Fin dall'inizio del suo percorso, fino al Samadhi, alla piena estasi, al pieno amore per Dio, impegna sempre i sensi al servizio del Signore Supremo, come faceva il re Ambarish. Savaimana Krishna Padara Vindayor Vachamsi Vaikuntha Gunanu Varnane Karouharer Mandira Marjanadishu Shrutim Chakarachuta Satkatodaye. La mente, prima di tutto, è spiegato di come Maharaj Ambarish Savaimana Krishna Padara Vindayor pensasse sempre ai piedi di loto di Krishna. E sappiamo che la mente è il centro di tutti i sensi, quindi se noi spiritualizziamo la nostra mente, automaticamente non saremo più attratti dalle attività materiali. Vachamsi Vaikuntha Gunanu Varnane. E utilizzava la voce per glorificare Krishna. Karo Harer Mandira Marjanadishu usava le mani per pulire il tempio del Signore Supremo. Il re Ambarish, un imperatore che aveva migliaia di persone al suo servizio, cosa amava fare? Mettersi per terra e pulire il tempio di Krishna, perché pulire il tempio di Krishna è l'attività più elevata che ci sia in questo mondo. Se noi diciamo a qualcuno che lavoro fai? Faccio un'impresa di pulizie, dicono, ma non vali un granché. Invece se puliamo ciò che riguarda il tempio di Krishna, stiamo facendo l'attività più elevata che ci sia. E poi Shrutim Chakarachuta Satkatodaya, e le orecchie per ascoltare sempre la Krishna Katha. E poi Mukunda Lingalaya Darshane Drisho, gli occhi per guardare la forma di Krishna nel tempio. Vediamo oggi le divinità con queste bellissime ghirlande di orchidee e saranno anche le uniche. Era stato un piano di Krishna che ieri ci siamo dimenticati di comprare i fiori perché Gaura Nityananda volevano le ghirlande di orchidee. Quindi la vista per contemplare la forma delle divinità nel tempio. Tadbritya Gatra Sparshyanga Sangamam, e il corpo per toccare e abbracciare i devoti, lo usava Maharaja Ambarish. Granam cha tatpada Saroja Saurabe, Srimat Tulasya Rasanam Tadarpite, l'olfatto per odorare il profumo dei fiori offerti a Krishna e il gusto per assaggiare, per gustare le foglie di tulasi offerte a Krishna. E quindi poi c'è un altro verso che descrive Maharaja Ambarish di come usava la testa per inchinarsi di fronte a Krishna e le gambe per recarsi sempre al tempio di Krishna. E in questo modo descrive lo Srimad Bhagavatam, Ambarish era il più elevato di tutti gli yogi, anche se era un re, un imperatore, uno kshatriya, doveva svolgere i suoi doveri, ma la sua coscienza era completamente fissa su Krishna, era in perfetto samadhi. E questo è quello che ci ispira a fare lo Srimad Bhagavatam, a concentrare tutti i nostri sensi nel servizio di Krishna. E in questo modo cosa succederà? Drashtratmani pareharo. Attrarremo lo sguardo di Krishna. Drashtra, che è chiamato il testimone. Noi pensiamo di guardare, giudichiamo, guardiamo gli altri, ma in realtà noi siamo gli osservati e invece l'unico osservatore è Krishna.
Questa veniva definita da Bhaktisiddhanta Sarasvati la filosofia della coscienza di Krishna in un sutra, Drig Drishya Vichara, la filosofia dell'osservato e dell'osservatore. Quindi Dio è l'osservatore, noi siamo gli osservati e dobbiamo agire in modo da attrarre lo sguardo di Krishna. Diceva sempre Bhaktisiddhanta Sarasvati, non cercare di vedere Dio, ma agisci in modo che Dio voglia vederti. E una volta Bhaktisiddhanta Sarasvati stava guardando le divinità e un suo discepolo gli ha detto: "Ma Guru Maharaj, non hai gli occhiali? Ti do gli occhiali?" Io, "No, no, non mi servono. Non devo guardare io la divinità. È lui che è Krishna che deve guardare me e deve cercare di devo attrarre in questo modo la sua misericordia." E questo è quello che accade quando Krishna è attratto dal nostro atteggiamento e dal nostro servizio, che ci guarda, e quando Krishna ci guarda, quello è il successo della nostra vita. Finché ci dedichiamo alla gratificazione dei sensi, è Maya che ci guarda, e Vishnu, Krishna, di noi non se ne interessa più di tanto. Chiaramente ci accompagna sempre nel cuore, è sempre lì che aspetta, ma lui è attratto da chi ricambia il suo affetto. E così, quando noi abbiamo questa attitudine di servizio e impegniamo tutti i nostri sensi al servizio di Krishna, i sensi trovano la piena soddisfazione e quindi smettono di ricercare il piacere nella materia, e il piacere che deriviamo dalla coscienza di Krishna è tale che viliyante tadā kleśa. Praticamente dice questo verso che i nostri sensi si fondono nel Signore Supremo, si fondono nei sensi di Krishna. Cosa vuol dire? Che si spiritualizzano totalmente. Quando tu fondi qualcosa, poi non la puoi più ritornare, far ritornare come era prima, praticamente. Quando fondi due metalli insieme, poi sono fusi. Così quando noi arriviamo alla piena realizzazione spirituale e al pieno samadhi nel Bhakti Yoga, allora i nostri sensi si fondono nel Signore Supremo e non pensiamo neanche lontanamente di distoglierli da Krishna. Finché siamo neofiti e fin quando non abbiamo raggiunto quella vetta tanto ambita in coscienza di Krishna, la mente avrà sempre la tendenza a ritornare nei piaceri materiali, i sensi vorranno trovare di nuovo quel gusto che trovavano in passato, ma quando invece siamo totalmente assorti nel puro servizio devozionale, non c'è il minimo desiderio di ritornare a fare quelle attività. Però chiaramente bisogna stare attenti, perché non bisogna, appunto, bisogna sempre considerarsi dei neofiti. Anche i più grandi devoti in coscienza di Krishna si credono sempre molto degradati e molto suscettibili alle lusinghe di Maya, e quindi si tengono sempre molto cauti. E Prabhupada pregava sempre Krishna di non farlo mai cadere nell'illusione. E la Bhagavad Gita dice: "Indriyasya indriyasya arte raga dvesha vyavastito tayorna vashamagachet Yasya Paripantino." Bisogna sempre regolare il contatto dei sensi con l'oggetto dei sensi, perché in questo contatto raga dvesha vyavastito, c'è intrinsecamente c'è l'attaccamento, la possibilità di ricadere nell'attaccamento materiale e nell'avversione, e quindi questo contatto tra i sensi e l'oggetto dei sensi va regolato. Non va negato, non va represso, perché altrimenti poi genera dei disturbi molto più grandi, ma va controllato. Quindi in modo intelligente, sotto la guida di chi è esperto in coscienza di Krishna, bisogna imparare a regolare il contatto dei sensi con l'oggetto dei sensi.
In questo modo non cadremo vittima di Maya, perché è molto facile cadere. Cioè, pochi giorni fa ho incontrato mio cugino che tipo non vedevo da 20 anni e ho visto quanto fumava adesso, così tanto, sono rimasto stupito e la sua moglie mi diceva che in realtà per 3 anni aveva smesso di fumare e poi un giorno è andata sua sorella a trovarlo e lei fumava e quindi lui ha detto ma fammi provare dai un'altra sigaretta, 3 anni che non la prendo, tanto è solo una. E da lì in poi non ha saputo più resistere. E quindi vediamo come basta il contatto minimo con l'oggetto dei sensi, i sensi con l'oggetto dei sensi, che ricadiamo vittime dell'illusione. Ed è per quello che, specialmente all'inizio della vita spirituale, è richiesta una lontananza anche fisica dagli oggetti dei sensi. Quindi meglio stare distanti dalle fonti della tentazione. Mentre quando avanziamo spiritualmente diventiamo sempre più forti e Srila Prabhupada diceva che un vero sannyasi, l'ha detto a Bhaktisar Maharaj quando gli ha dato il sannyasa, ha detto un vero sannyasi può stare in un'isola deserta con la più bella donna del mondo da soli e non esserne attratte, non esserne attratto. E perché? Perché i suoi sensi si sono fusi con i sensi di Krishna. Però appunto finché non abbiamo raggiunto quel livello è sempre meglio rimanere lontani dalle fonti dell'attaccamento, perché cadere vittime dell'illusione è molto facile. Jai Shri Shigora Nityananda Ki Jai. E in questo modo anche l'esempio, il fuoco, quando vogliamo accendere il fuoco, all'inizio è molto delicato, quindi dobbiamo stare attenti a metterci la legna giusta, non metterci della legna bagnata che lo può spegnere. Poi quando un fuoco è potente brucia ogni cosa. Così anche noi in coscienza di Krishna, quando la nostra coscienza di Krishna è debole, dobbiamo stare attenti. Ma più ci fortifichiamo e più la coscienza di Krishna riesce a bruciare qualsiasi cosa. E viliyante tada klesha, quindi vediamo yada indriyo paramota tada, cosa vuol dire? Quando yada tada vuol dire a quel punto, quindi quando arriveremo al punto che i nostri sensi trovano la piena soddisfazione in contatto con Krishna, che viene definito in questo verso harou, hari. Cosa vuol dire Hari? Cosa vuol dire? No, la parola Hari vuol dire Sarva Amangala Hari, colui che porta via tutte le cose di cattivo augurio dalla nostra vita. Quindi quando noi entriamo a contatto con Krishna, Krishna ci porta via gli attaccamenti, ci porta via gli anartha, ci porta via le cattive compagnie. Quindi bisogna stare attenti perché, come dice Rupa Goswami, caro amico, se vuoi mantenere le tue relazioni in questo mondo, la compagnia dei tuoi amici, dei tuoi parenti, non guardare a Krishna perché è rischioso, lui è chiamato Hari e ti porta via tutto ciò che è negativo al tuo avanzamento spirituale. Poi chiaramente non vuol dire che chi diventa devoto di Krishna rigetta la famiglia, i parenti, anzi diventa molto più affettuoso, anche se magari un po' più da distante, ma impara a vederli per chi sono veramente, ovvero anime spirituali, e quindi li ama ancora di più di quanto non li amava prima. E Hari vuol dire Sarva Amangala da Hari e anche Prema Daya Hari, che vuol dire colui che dà l'amore per Krishna. E quindi questo verso dice che drashtratmani pareharo, noi dobbiamo attrarre lo sguardo di Krishna, che appunto è chiamato drashtra, il testimone, colui che osserva. Perché è chiamato così? Perché Krishna in questo mondo materiale
è onnipresente nella sua forma di Paramatma, che è chiamato Upadrashtanumantaccia, il testimone e il consenziente, colui che accompagna tutti gli esseri dall'interno del loro cuore e che dà il consenso per qualsiasi cosa. Anche perché se un essere ha dei desideri materiali, Krishna gli dà il consenso. Ok, vai, allora persegui questi tuoi scopi materiali, perché lui sa che attraverso quel percorso arriverà a un punto in cui l'essere capirà che non potrà trovare la vera felicità senza ritrovare il collegamento con Krishna, proprio come il padre che si siede su una panchina mentre il figlio gioca e il figlio vuole giocare. Il padre gli dice: dai, è tardi, andiamo a casa. No, 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 voglio giocare, voglio giocare. E il tempo passa, il sole tramonta, gli amici vanno a casa, arriva il buio e il bambino dice: papà, papà, dove sei? E allora il papà è sempre lì sulla panchina che dice: ok, figlio mio, adesso torniamo insieme a casa. Quindi Krishna è seduto sulla panchina del nostro cuore e ci guarda, noi voglio fare questo, voglio trovare la felicità così, sarò felice, ci sono quasi arrivato, mi manca pochissimo e poi avrò ottenuto il successo. E lui è lì sulla panchina che legge il libro di Krishna. E poi a un certo punto capiamo che era tutta una fregatura il mondo materiale e diciamo: papà, Krishna, dove sei? E se il nostro canto è sincero, lui ci guarda e dice: se facciamo come i bambini capricciosi che ci lamentiamo con la mamma e il papà solo perché vogliamo altri giocattoli, vogliamo che loro ci servano, neanche si voltano i genitori. Quindi Krishna, se vede che il nostro richiamo, il nostro canto è pieno di interessi materiali e di altre motivazioni, non è molto attratto, non ci guarda con molto interesse, ma se vede che questo canto è molto sincero, allora lui viene subito e non fa nessuna fatica perché è già lì, è già nel cuore. E quindi in questo modo Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te, all'anima che si impegna sempre e ininterrottamente al servizio di Krishna perché si è stancata dei giocattoli materiali. Cioè, la gratificazione dei sensi, il progresso materiale che ricercano tutti in questo mondo sono visti come un bambino che gioca con i giocattoli per delle anime realizzate. Il bambino gioca con la macchinina e l'adulto vuole guadagnarsi tanti soldi per comprarsi la macchinona o lo yacht. E per un'anima realizzata tutti questi ottenimenti materiali sono proprio come giocattoli, cose insensate. Castelli di sabbia che arriva un'onda e porta e butta giù tutto dall'oggi al domani. Quindi Krishna è lì, è il testimone, il consenziente, quindi dà anche il permesso a Maya di fornirci ciò che ci meritiamo. E Bharta Bhokta Maheshwara, Upadrashta Numantacha, Bharta Bhokta Maheshwara, ma Krishna rimane Bharta, il nostro sostegno, quindi ci fornisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra vita. Bhokta rimane sempre il goditore, e Maheshwara è il controllore supremo. Paramatmeti cha pyukto è il Paramatma, l'anima suprema, Dehesmin Purushapara, e accompagna sempre l'anima incarnata all'interno del suo cuore. E quindi il Bhakti Yogi è considerato il più elevato di tutti gli yogi, perché mentre gli altri yogi ricercano la perfezione attraverso i loro sforzi personali, il Bhakti Yogi ricerca le benedizioni di Krishna e sa che il suo progresso nella via della coscienza di Krishna
non dipende dal suo solo sforzo personale, ma dipende da quanto Krishna è soddisfatto di noi. E Krishna è soddisfatto di noi se il maestro spirituale è soddisfatto di noi. Quindi, in ultima analisi, questo è il Bhakti Yoga. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. Cosa vuol dire questa riga? La prima riga della canzone al Guru Puja che cantiamo tutte le mattine. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma. I piedi di loto del maestro spirituale sono la dimora del puro servizio devozionale. Quindi se vogliamo la pura bhakti, non dobbiamo andare da Krishna direttamente, ma dobbiamo andare ai piedi del Guru. E lì c'è la bhakti. È per quello che Bandho Muhi Savadana Mate, dovremmo adorarli con grande cura e attenzione. Grazie per l'attenzione. Avete domande o commenti? Sì. Certo, sì, i sensi. Già, i sensi non sono soggettivi solo da forma, quindi dalla forma animale alla forma umana, ma sono anche soggettivi da persona a persona, sì, è vero. Sì, è soggettiva chiaro, sì, poi. Anche lì dipende dalle influenze della natura materiale. Se noi siamo più influenzati dalla virtù, avremo gusti determinati, modi di vedere determinati che sono spiegati nella Bhagavad Gita. E quindi tutti gli esseri umani che sono in virtù avranno quelle tendenze, poi chiaramente in modi un po' diversi, però dipende il nostro modo di vedere, di percepire la realtà dai guna. Quindi il tamoguna ci fa vedere la realtà in modo opposto, quindi ci fa dire: ah, no, no, quel pezzo di carne col sangue è buonissima, è un nettare. Mentre chi è nella virtù vede le cose nella giusta prospettiva e dice: quello lì è un cadavere pieno di karma che non voglio neanche vedere. E mentre la passione è offusca, la visione offuscata, quindi non riusciamo a capire quello che è giusto e quello che non è giusto, ma alle volte ci va bene, alle volte ci va male, mentre dobbiamo situarci nella virtù. Ok, allora grazie a tutti. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol.